un attimo guardando i concept art del gioco, del terzo episodio, e questo qua è fighissimo. Ma c'è oppure solo un concept art vecchio? Perché immagino che la maschera sia la maschera che una volta avrebbe dovuto mettere all'animale per poi catturarlo. Perché non mi sembra la sua faccia, però in ogni caso è fighissimo, mi piace. Continuiamo. Episodio 4. Episodio 4. In scivolata nel tempio. Va bene. Se solo Crash, porca di quella miseria, si aggrappasse alle corde. E oggi impariamo la scivolata, visto che è nel titolo del gioco. Bella, bella sta roba, molto Dark Soul. Ma dite che tutte quante le scale si aprono? Sai che non mi ricordo nulla. Allora, così facciamo lo scudo. Ok. E allora proseguiamo. Verso la bocca con le cose rosse. Sono una scimmia. Mi fa ridere che ci abbia la lingua di fuori. Quello è il prossimo titano? Cioè, il prossimo mutante da prendere? Se riesci a scattare, ci sei più in un branco di stupidi e non va bene. Dai. Il fatto che sia messo è straordinario. No! Si è messa male. Si è messa male. Oh, no. Ecco qua. In realtà non ho fatto la cosa, ma mi va bene perché alla fine l'abbiamo uccisi, quindi. Dite che. Però scusami. Ecco, non basta questo? Vieni qua tu. Vieni con me. Vai, killiamoli tutti. Ecco fatto. Vieni qua, va. Mi ero dimenticato che tu hai anche l'attacco triangolo. Allora, aspetta un secondo. Io in teoria ho già fatto il passaggio, vero? Perfetto. Credo di aver skippato, o meglio, credo di aver fregato un attimo il gioco. Morto? Ecco fatto, è stato facile. Ma dite che ci arrivo di là io, tranquillamente. Ecco fatto. Sì, ci arrivavo tranquillamente, ho fregato il gioco con la sua stessa moneta. Va bene. Molto Crash Warp questa zona. Uga buga. Uga buga. Leggi la pietra per scoprire come fare il grind aereo. Aiuto per il grind aereo di Aku. Prendi il quadrato per eseguire un attacco rotante che conclude la scivolata. Salta e premi tremuto. Ah, così? Non me la ricordavo la scivolata io, eh. Figo! Che figata! Mi ero dimenticato di stabilità io totalmente. Cioè, ora che l'ho vista me la ricordo, ma. Me l'ero completamente dimenticata questa abilità. E rieccoci tornati. Ora dobbiamo andare verso la porta verde. E allora sia.
Povero Uka Uka, però, che gli sgrendiamo tutta la faccia sul pavimento. Però è fighissima come abilità. No, ti prego, la zona skate, però no. La zona di skate però è incredibile, dai. Dai, su, è il bendicoso. Ah, ma devo per forza usarlo qua dentro. Vabbè. Se è il gioco che me lo impone, così sia allora. La cosa importante è che io prendo... Ecco fatto. Dicevo, la cosa importante è che io prendo tutta l'energia che c'è per terra. Poi il resto, sinceramente, niente di extra. Becco il Super Crash, raccogli 3 maschere Crash prima che il tempo scada. Arrivo! Aspetta. Presa. Perfetto. Vediamo se ne appare un'altra. Vai, sbrigati. È inutile che fai tutta la tua animazione iperfiga. No, e sono cretino. Preso. Perfetto. Meno male che anche col salto posso prenderlo, dannazione. Allora, aspetta. Eccola qua. Fatto. Non è stata difficile a sto giro. E uga buga. A sto giro è stato facile. Vediamo cosa c'è qui. Ovviamente nulla. Vediamo se dall'altra parte c'è di nuovo il cristallone che li killa tutti quanti. Questo giro è stato facile. Se c'è il cristallo lo uso, esatto. Che così... Oh no! Volevo prenderli doppi. Vabbè, fa niente. Magari riesco a sfruttarlo adesso che esco. Vai. Perfetto. Perlomeno non l'abbiamo buttato via per nulla. Almeno a qualcosa è servito. Questo giro è stata semplice. Questo giro è stata molto semplice la sfida. Ecco fatto. Vai piano. Non so cosa servono le 3 piume. Cioè, perché dico 3 perché immagino. Ah no, sono di più. Ah, ok. Allora aspetta. Se posso tornare indietro. Vabbè, non fa niente, dai. Vai piano. E così prendiamo tutte quante le casse. 1, 2 e vai. 1, 2 e vai. 1, 2, grinda. Ecco fatto. Di nuovo la piuma. Ah, ma la piuma ci dà velocità. Allora immaginavo che facesse chissà cosa. Dite che ci arrivo. Cacchio. No, è Crash. Aspetta che devo fare. Forse ci arrivo normalmente. Ah, vabbè, fanculo. Io stavo cercando di fare il salto quello lungo. A parte che non mi riesce. A volte non mi riesce sto salto e non capisco perché. Forse devo proprio saltare nel momento esatto in cui viro dall'altra parte, boh. A volte però non mi esce, non capisco come mai. Dai, mancano solo 10 nemici e questo livello l'abbiamo completato. Però effettivamente è il primo cesso che troviamo quello. Secondo e terzo cesso, perfetto. Ecco fatto. Vediamo.
Cresce i nemici più piccoli e sfruttali per scalare la catena alimentare. Usa il tecnoriccio per crescere il megaverro e usare il crescere il polipastro. Ah, aspetta, qua c'è uno dei... di quelli grossi, è vero? È uno di quelli grossi cattivi. Stupido credulone, sei caduto dritto nella mia trappola. Quanto è brutta la voce di Mago Forest per Cortex. Cortex, perché continui a comportarti così? A dire la verità, è molto divertente. Dovreste provare. Non ci sta mai sta voce. Su enormi macchine roboanti, cose così. Molto stimolante. Uka, mi ha insegnato un nuovo processo, la mutazione dell'aura. Userò l'aura rubata per creare un gigantesco, enorme gigantesco esercito di mutanti, non degli netti come voi, ragazzi. Idiota! E ora viene il bello, userò questo esercito per costruire questo un esercito robot, la macchina distruttiva più grande che abbia mai creato. Annienterò l'isola Wumpa e conquisterò il mondo. Certo. Il mio potente robot si chiamerà lo Sterminatore. Wow, che fantasia. Che nome del piffero. Cortex, tu occupati di Crash e del mio patetico fratello. Io porto l'aura e la femmina Bandicoot alla base. Ma Coco, a cosa ti serve, scusami, Cortex? Spiegamelo un attimo. Non ho capito a che gli serve. Eccolo qua, il primo mutante cattivo del gioco, il polipastro. Sto sorriso da idiota. Allora, aspettate un attimo. Ecco fatto. Sono abbastanza sicuro che dentro le scatole... Ah no, stavo dicendo, dentro le scatole ci sarà il... Ecco fatto. Le cose si stanno mettendo male. Le cose si stanno mettendo... Ma vaffanculo, Cortex. Mi sembri un po' deboluccio, Crash. Vieni qua tu. No, ho sbagliato. Tante. Dai. E che palle. Ecco fatto. Vieni qui tu. Una formica che mi morde. Ecco fatto. No, stronzo. Patetica palla di pelo, non mi hai fatto niente. Stai zitto. Ok. Finitelo. Allora, aspetta. Schifoso traditore. Dovrei cucinarti in petto. Porca puttana. Vieni qua un attimo. Ecco, esatto, fammi recuperare tutta l'aura. Sono davvero furioso. Sono davvero furioso. Sono abbastanza sicuro che se sto stronzo mi muore, non crepa e devo risconfiggerlo e risalirgli sopra, sicuro. Roditore sciagurato. Beccatevi sto cannone incredibile. È tutto ciò che sai fare, piccolino. Sai che quasi quasi sì, io starei qui a farmare tutta l'energia che mi danno sti stronzi.
molto divertente. Ma smetti di fare così? No. È stato molto divertente. Pensi di aver vinto, stupido zuccone peloso? Guarda che Uka Uka se n'è andato con Laura e con tua sorella. Non li troverai mai in tempo. La prossima volta che mi vedrai, Crash, sarò al comando di un robot alla conquista del mondo. Ah, certo. Adoro ridere. Avanti, Crash. Ci riprenderemo Coco, vedrai. Ehi, meglio qui già. Dobbiamo fermarli. Dobbiamo seguire Cortex e scoprire dove hanno portato Coco. Oh, Luigi. Lasciamolo qui, direi. Mi sembra stia bene. Ma guarda, sicuro. Un minotauro gigante con un braccio di polpo e un braccio cannone e le zampe di papera. Sei stato ridicolo, un vero incapace. Non sei riuscito a distruggere Crash Bandicoot. Non capisco proprio quale sia il problema. In fondo, siamo riusciti a scappare con Laura e la sorella di Crash. Io sono scappato con Laura. Sì, sulla mia nave, però. È che Crash Bandicoot è ancora vivo. Cortex, sono costretto a sostituirti. Grazie, capo. Poverino. No, non puoi sostituirmi. Il mio nome è su tutta la cancelleria. Proprio così. E se non vuoi comprarla nuova, devi rispettare la decisione del capo. Ed è anche cancelleria di pregio. Ma è la voce ancora di Cortex. È sempre Cortex. Mago Forest. Non ti sei mai sbagliato così di grosso. Grazie. Cosa? Esatto, cosa non era un complimento. Grazie di nuovo. È più caldo di prima. Lascia che ti presenti la tua sostituta. Nina Cortex. Esatto. Oh, avanti. Ma se non ha nemmeno la tazza. Buttate la spazzatura, ragazzi. È vero, in questo capitolo Nina era una stronza. Ma è ora che a portarci alla vittoria siano i giovani. E ora che abbiamo Coco, il robot lo possiamo far costruire a lei. Non la passerete liscia. Crash verrà a prendermi e ve le suonerà. Oh, spero che Crash ci provi, lo spero davvero. Mi servirebbe una nuova giacca di pelliccia. Al lavoro sullo sterminatore e costruisci altri soldati mutanti. Voglio che l'isola Wumpa sia rasa al suolo. Hai dei capelli assurdi. No, chiudetele la bocca. Ecco, era questo il gioco in cui Coco diventava controllata. Me lo ricordavo, ma non mi ricordavo che fosse questo titolo. Perfetto. Distruttore, robospia. Uga buga. Sempre per pochissimo. Oh no, sempre per poco, non è possibile.